Thomas Chacón, dal titolo mondiale in cento dorso al titolo europeo il primo nei 50 farfalle. Poi hai visto lo show, hai partecipato anche tu allo show, chiedendo l'applauso, facendo l'applauso. Insomma, che emozione è stata? Beh, bello gareggiare, bello soprattutto vincere, perché poi c'è tutto il pubblico di casa che ti segue. Insomma, ho chiesto cose che non faccio mai, l'applauso, così, perché appunto siamo a casa e penso sia giusto un po' anche incitare il pubblico che ti guarda. Quindi sono molto contento di aver fatto felice non solo me, non solo i miei, ma anche appunto tutto il pubblico che mi seguiva. E adesso entriamo nel mondo del dorso. Hai già fatto le prove nella prima frazione di staffetta sui 100 dorso. Che sensazioni dopo quest'oro? Ti senti più leggero? Abbastanza tranquillo. Ho fatto un po' di fatica ieri sera perché tra antidoping, premiazione, cose, sono stato sempre in giro. Poi la logistica non è il massimo, bisogna fare tanta strada tra il posto dove siamo e la chiamata. Quindi sensazioni buone, l'ho fatto anche abbastanza facile, quindi per i prossimi giorni penso di poter abbassare ancora. È stato un grande orgoglio aver vinto davanti ai tuoi genitori, alla tua famiglia, a tuo fratello. E dentro questa squadra che ruolo si ritaglia Chacón? Cosa? In questa squadra che ruolo ha Chacón? Beh, Chacón siamo 3 su 4, quindi no, io faccio la parte di nuoto e basta praticamente. Cioè mia mamma che mi aiuta a fare praticamente tutto a casa, lavatrici, mangiare, pulire casa, e questo penso sia molto importante per potermi lasciare a me allenarmi con tranquillità tutti i giorni senza avere altri problemi. Hai chiuso un po' il conto, un po' di olimpici, un po' di mondiali, un po' di europei a questi livelli. Sì, questa era la mia prima medaglia europea in singola, poi d'oro, quindi insomma meglio ancora. Ovviamente manca molta gente, mancano i russi, manca Proud, Ben Proud, che purtroppo non c'era. Quindi insomma è un europeo dove manca molta gente, però comunque sono riuscito a vincere. Ti senti più osservato, più richiesto, più sì, vedendo anche qui mi sento un po' più, sì, assolutamente. Poi siamo a casa, quindi un po' più di occhi puntati li sento. Ah, Popovic piace tanto questa pressione, questa attenzione. Sì, a lui piace. E a te? Lui piace, sì, anche a me abbastanza anche a me. Senti, per chiudere una stagione trionfale, qual è un po' il vero desiderio di Thomas al di là delle vacanze? Beh, fare medaglie in tutte le gare che faccio, che è la mista, la 400 stile, i 50 e 100 dorso. Se prendo altre 4 medaglie di qualsiasi colore siano, io ora sono contentissimo. E questo oro è nato dalla ramanzina per aver sbagliato forse i 100 stile la mattina? No, il 100 stile purtroppo è andato così, sono anche un umano, sbaglio, posso sbagliare, non è andata bene. Pomeriggio ho cambiato, mi sono cambiato proprio mentalità e sono riuscito comunque poi a riscattarmi. Grazie.